Ma che grandi! Dai, ripetiamolo ancora una volta. Ma che grandi! Sì, non, vabbè. A parte questo, non vorrei dirlo troppo forte, ma ultimamente i nostri ragazzi ci stanno abituando fin troppo bene. È la cosa sorprendente. La cosa più sorprendente è che dietro alle nostre punte di diamanti, i vari Berrettini, Sinner, Musetti, dai, perché no? Mettiamoci anche Sonego, anche se ultimamente non sta trovando un periodo di forma particolarmente buono, di risultati con troppe, davvero troppe uscite ai primi turni. Però, detto questo, dietro di loro ci stanno tantissimi, una marea di giovani veramente molto, ma molto interessanti, che soprattutto stanno crescendo ad una velocità davvero disarmante. E con molti dei quali che si stanno avvicinando anche alla top 100, e che spero che prossimamente, in un prossimo futuro, ci facciano divertire come quelli che ho appena nominato. E niente, poi che dire, un paio di settimane fa è toccato anche a Lorenzo Musetti, finalmente, che si è messo in saccoccia il primo titolo della sua carriera. E che dire, che titolo, perché l'ATP di Amburgo, che solo da qualche anno è stato declassato ad ATP 500, fino ad una quindicina di anni fa faceva parte del circuito Masters 1000, e vabbè, come dimenticare la storica finale del 2007, mi sembra, tra Roger Federer e Rafael Nadal, dove quest'ultimo ha posto fine alla striscia veramente monster di vittorie consecutive sulla terra rossa, 81-82, se non sbaglio, che durava da più di un anno e mezzo, e che è stata conclusa solo con la sconfitta in finale ad Amburgo per mano del King di Basilea. E comunque, sì, ritornando a Musetti, in finale ha compiuto una di quelle imprese che veramente non si dimenticano così facilmente, perché ha battuto niente poco di meno che quel Carlos Alcaraz García, che in molti, in tantissimi, hanno già marchiato come una sorta di nuovo Nadal, e comunque futuro dominatore del tennis mondiale, almeno per tutto il prossimo decennio. Io sinceramente ci andrei un po' più con i piedi di piombo. Primo, perché non sarebbe il primo buon giocatore, ottimo giocatore, a cui gli si affibbia la pesantissima nomea di futuro fuori classe, di dominatore, che poi non riesce a gestire tutta la pressione mediatica e non che gli si viene riversata addosso, e un po' pian piano si perde un po' per strada, non riuscendo a dare tutto quello che ci si aspettava da lui. Poi, il secondo e non ultimo, anche perché non è assolutamente l'unico tra i giovani talenti, tra i cosiddetti next gen, che almeno potenzialmente può ambire a grandissimi risultati e ad arrivare molto in alto. E a questo proposito, sì, sembra, se vogliamo anche metterla in chiave ironica, sembra che lo spagnolo negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sembra che abbia sviluppato una sorta di, chiamiamola così, di una sorta di sindrome dell'italiano. Sì, perché ultimamente, quando si scontra con un nostro giovane talento, o perde, come è successo a Wimbledon, anche se in quell'occasione la superficie di gioco non era particolarmente congeniale allo spagnolo,
che infatti ha perso dal nostro Jannik Sinner, o come ad Amburgo nella bellissima, storica, epica finale di Amburgo con il nostro Lorenzo Musetti, oppure di nuovo ancora contro Jannik Sinner, che ultimamente sta diventando anche come una vera e propria bestia nera per lo spagnolo, in finale ad Umagua appunto con l'Alto Atesino. Oppure ci va molto, ma molto vicino, come è successo sempre ad Umago in finale contro Zeppieri. In finale, scusate, in semifinale contro Zeppieri. E chissà se Giulio, se il buon Giulio non avesse subito un infortunio proprio nel momento clou, nel momento più importante del terzo set, come sarebbe potuto andare l'incontro, magari non ci sarebbe neanche arrivato Alcaraz a giocarsi la finale poi persa con Sinner. E vuoi vedere che stiamo proprio diventando una potenza mondiale, cosa che anche solo una decina, quindicina di anni fa era una cosa praticamente quasi utopica. Sì, ok, fatemi sapere cosa ne pensate del fenomeno Alcaraz, di questo grandissimo, immenso, fuori classe che risponde al nome di Carlos Alcaraz García e un po' di tutti i giovani talenti che stanno emergendo e che stanno venendo fuori un po' come funghi, che poi è anche periodo. Vabbè. Battute a parte che non voglio trascendere nel cringe, ovviamente. E ditemi un po' quali sono secondo voi gli elementi che riusciranno a ottenere i migliori risultati e ad arrivare più in alto. Bene, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao ciao!